È aumentato in generale, diciamo, il costo della vita, quello delle materie prime, anche quello della colazione al bar. Lei come si prepara a questo? No, è vero, tutto, è aumentato tutto, da partire da benzina, le bollette, di tutto è aumentato. Invece gli stipendi, niente. Come deve affrontare questa situazione? Sto parlando per la classe operaia che vive con 1.100 euro, 1.000 euro al mese. Lo sanno quelli che fanno le leggi. Noi cosa dobbiamo fare? Una colazione al bar in meno e forse anche una selezione magari durante la spesa? No, ma scusa, perché dobbiamo pensare a una colazione in meno o ridurre le spese nel supermercato? E non dobbiamo pensare di aumentare gli stipendi. No, il governo cosa fa? Sa solo aumentare i prezzi e aumentare i salari, ma la gente deve vivere o deve morire? Lei dice al bar, io vengo a prendere il caffè, un euro, non faccio più altro. Però, ma perché dobbiamo privare, ci siamo privati da tutto, a partire, se lo posso dire, da libertà e fino ai stipendi e costo di vita, tutto, cioè non sappiamo come andare avanti, lo sanno loro. Sappiantoni. C'è poco da prepararsi, dobbiamo andare avanti e risparmiare dove si può, se proprio la cosa prosegue. Però il perché c'è il caro vita mi piacerebbe saperlo. Perché è aumentato il costo della materia prima e quindi di conseguenza... Allora dobbiamo ridimensionarci in tutti i sensi. E questo significa fare una spesa molto selettiva. Sì, certo, beh, ovvio, devi sapere comprare, non più cavolate. E risparmiare, ma nelle cose futili. Si torna come una volta che si comprava l'essenziale, non l'extra. Certo, con la mia pensione in pratica, e la mia pensione tra l'altro l'anno scorso mi hanno tolto 4 euro, okay, invece di aumentarla. E i servizi, l'energia eccetera eccetera continua a aumentare e quindi devi stringere sempre di più. Che cosa posso fare? Quindi si fa una spesa selettiva, si fa una colazione in meno al bar. Ma al bar non ci penso proprio manco lontanamente, sono anni che non ci vado più, quindi risparmio i miei soldi delle colazioni, colazione la faccio a casa. E quindi l'abbigliamento francamente alla mia età non mi serve più, quindi continuo a usare quello che ho sempre usato. Okay. Però devo aggiungere un'altra cosa, okay. Siamo stati abituati ad acquistare anche quello che non ci serviva, okay. Quindi è bene anche che il popolo, okay, che cominci a darci anche una giustatina, perché è vero che il caro vita eccetera ci fa vivere male, però abbiamo riempito le case di cose che non ci servono, parliamoci chiaro. Okay. Quindi lei quando va a fare la spesa cosa fa, insomma? Fa una selezione? È chiaro, guardo quello che ha più sconto e l'altro più caro. La colazione al bar la fa? Ho smesso, ogni tanto la facevo. Ho smesso, è vero, non vado più tanto, un caffè, mi limito a un caffè. E al supermercato si compra l'essenziale. Esatto, bravissima, è così. Non ho parole perché ragazzi qui è un disastro per tutti.